maestro, si sieda. Sono comode le sedie? Comode, perfetto. Cosa ci fa Mogol il 4 di ottobre ad Assisi? Fa una cosa bellissima, perché, che dice, dopo aver pensato tanto a regalare felicità con le canzoni, dice, ma forse noi possiamo con quelle canzoni fare tanto altro, aiutare praticamente qualcuno. Stasera cosa succede ad Assisi, maestro? Questa sera ci sarà uno spettacolo con Paolo Belli, che fa il presentatore, e non mi ricordo più quanti, ma allora, comunque è un'infinità di artisti. Moltissimi artisti, tutti straordinari, che accorrono per sostenere il Serafico. Io, mia moglie mi ha portato, ha scoperto il Serafico, mi ha portato a visitarlo, e io ho scoperto una realtà che veramente non conoscevo e che è qualcosa di meraviglioso. È un istituto, dove c'è la vita, Dove che praticamente si occupa dei bambini ciechi, sordomuti e autistici con grandissime disabilità. Sono, se non sbaglio, 80 bambini. E è anche un istituto di ricerca per i bambini ciechi, perché hanno i mobili, tutto fatto per facilitare la loro vita. E hanno dunque 80 bambini e 160 collaboratori che si occupano di loro. Quindi ogni bambino ha due operatori che li soccorrono. E quando ho visto tutto questo, ho pensato che fosse importante farlo conoscere a tutti. Intanto noi stiamo vedendo la conferenza stampa di presentazione di martedì, proprio di questa iniziativa. Mogol. E mi hanno, scusi. Prego. E devo ringraziare tutti questi grandi interpreti che sono arrivati tutti con lo stesso animo di aiutare il Serafico. Dire di no a Mogol sarebbe stato un delitto, ma io voglio dare qualche nome per far capire a casa di chi parliamo stasera. Arisa, Neri Marco Re, Simone Cristicchi, Morgan, Enrico Ruggeri, Marco Masini Pupo, Riccardo Fogli, Paolo Vallesi, Rita Pavone, Marco Lavezzi, Giuseppe Anastasi, Gianmarco Caroccia, insomma voglio dire, nuovi e grandi talenti della musica italiana, a cui sua moglie e lei avete fatto una telefonata, avete detto con Paolo Belli, ci volete essere stasera? Perché Mogol, lei è arrivato a un punto della sua vita, della sua carriera, che le cose non se le tiene più per sé. Tutto quello che può fare per chi le sta intorno, lei non si tira indietro. Sì, devo dire che anche questi miei amici, voglio dire, sono accorsi, hanno risposto a questo appello con grande generosità, perché è importante riconoscerglielo. E faranno questo spettacolo. Io ero già stato a Assisi con questo ragazzo che si chiama Gianmarco Caroccia, c'erano 4.000 persone davanti alla cattedrale, un prato meraviglioso, erano 4.000. Che ricordi ha di quella sera? È bellissimo, perché erano 4.000 che cantavano, come poi avviene sempre in questi concerti, perché a Brindisi erano 6.000. Quindi è bello vedere, perché penso che sia un fenomeno che è solo italiano, che possono cantare 20 canzoni in 4-5.000 persone sapendo i versi. Voglio dire, sì, qualcosa magari vengono anche un po' aiutati, perché non è magari ricordarle tutte, però quando attaccano... Mogol, le posso fare una domanda prima di farle vedere un saluto che arriva anche a noi di Bel Tempo Si Spera? Quando un autore come lei sente 10.000 persone davanti a sé, 6.000 ragazzi, 6.000 nonni e giovani cantare una propria canzone, ma me lo dice che pensieri fa lei? Che cosa? Si crede un padre eterno? Si crede l'uomo più felice del mondo? Che cosa si chiede? Il mio pensiero è di gratitudine, perché se io ho avuto un destino così benevolo, devo ringraziare il Signore. Tu sei... Ci torniamo a questa cosa bellissima che ha detto, però le faccio vedere un saluto, perché tra i suoi ragazzi, tra i tanti che questa sera
potremo ascoltare, potremo vedere chi ha la fortuna di stare ad Assisi. E sono tantissime le persone che stanno ad Assisi il 4 di ottobre. C'è anche Paolo Vallesi. Guardi qua che cosa le manda a dire. Ciao, sono Paolo Vallesi, felicissimo di poter partecipare stasera insieme a tanti illustri colleghi, molti dei quali della Nazionale Italiana Cantante, al concerto della vita ad Assisi, capitanati, come sempre, dal nostro capitano, con la C maiuscola, Giulio Rapetti, in arte Mogol. Ciao Lucia, stasera. A stasera, Teatro Lyric di Assisi, a dopo le 21. Prendete qualsiasi biglietto rimasto perché ne vale veramente la pena. Mogol, Dio, la gratitudine non è per tutti, sai? Perché uno dice sono stato bravo, ho seminato e ho raccolto. Però Dio c'è nella sua vita, c'è sempre stato, poi a un certo punto è arrivata sua moglie. Sì, nella mia vita, sì. Io ho sempre considerato, anche scrivendo le canzoni, io ho sempre considerato che il mio merito, se c'è, è quello di aver costruito un'antenna ricevente, perché i messaggi arrivano da là e non faccio altro che scriverli, perché sono sicuro che di creatore c'è solo lui e noi abbiamo la possibilità di costruirci un'antenna ricevente lavorando molto. La preghiera è un dono, tra virgolette, indiretto che l'ha fatto sua moglie. Lei prima di andare in onda mi ha detto una cosa che mi ha molto colpito. Devo a lei il fatto che per me la giornata debba iniziare con la preghiera. Tanto che al CET, in questo regno della creatività, dove lei alleva nuove generazioni di artisti, lei ha voluto una cappella all'interno, una cosa sì, che mi ha colpito molto. Abbiamo costruito con mia moglie, molto bella, devo dire, è una cappella del 1200 che è stata fotografata e rifatta. Rifatta. Sì, io ho collaborato facendo i vetri, perché li ho fatti col piombo così, perché noi abbiamo messo anche i vetri, come vedete, e questa è la cappella. È bellissima. È molto bella, vero? È molto intima, siamo orgogliosi. Senta Mogol, ma i ragazzi che vengono da lei al CET vengono da qualsiasi esperienza. Sono straconvinta che molti di loro non sanno manco cosa significhi riuscire a far convivere la fede con la creatività, con la propria arte. Ma lei non teme di essere, come dire, non teme il giudizio di questi giovani che dicono ma cosa ci fa una cappella qui dentro? Cosa vorrà mai quest'uomo? No, assolutamente. Semmai ci sono grati, perché poi l'ha voluta mia moglie e io, è dedicata alla Madonna del Rosario. Quindi, diciamo, sono solo quando entrano sono molto contenti di trovarla. Non c'è nessuna resistenza. Una bella chiesa. Voglio dire, fa piacere a tutti. Non può far paura sicuramente a nessuno. No, ma com'è? Consolante, no? Nelle sue parole, in questi testi che ormai hanno raggiunto l'immortalità, io non so, ma lo sapranno tutti, leggendo tra le tante cose di Mogol, il maggior numero di canzoni per Mina le ha scritte lei. E poi ha consacrato un nome per tutti, quello di Battisti. Il pensiero di Dio, come entra in quelle canzoni? Come entra in questo fiume che le si agita nella testa quando lei compone? No, ma io, diciamo che io parlo della vita. Parlo della vita e cerco di non scrivere cercando quello che potrebbe piacere alla gente. Preferisco scegliere, intanto cerco di capire che cosa dice la musica. Perché la musica ha un suo linguaggio, perché se è una frase accorata, non può esserci la descrizione del tempo, di che bel tempo c'è, voglio dire, è una cosa che riguarda l'intimo. E quindi questa tecnica che poi insegniamo è la cosa più importante, capire cosa dice la musica per dire qualche cosa che poi riprendiamo dalla vita, attraverso i ricordi, o di vita mia o di vite che ho visto vivere. Per esempio, quando scrivo un testo al femminile, ne ho scritti pochi, però quando li ho scritti, l'ho basato sulla conoscenza
delle donne che è ho chiaro, conosciuto. Chiaro. Perché è chiaro che non potevo avere una sensibilità femminile. Quindi ho fatto del mio meglio per cercare di... Ha fatto del suo meglio. Mogol, ha fatto del suo meglio. Tra pochissimo, dopo la pubblicità, dobbiamo entrare nella sua testa e nel suo cuore e ci deve raccontare come nasce tutta la poesia che lei ha regalato in questi anni. Ci aspetta un minutino. Pubblicità, poi tornate qui. È una pagina di storia quella che ci racconta Mogol, che questa sera vi invita tutti, ci invita tutti ad Assisi, al Teatro Lirica, a partire dalle 21 per il Concerto per la Vita. Tantissimi artisti, una sola finalità, quella di contribuire a portare, a mantenere la vita dell'Istituto Serafico di Assisi, dove ci sono tanti bambini con gravi difficoltà che vivono una vita bellissima nonostante tutto, nonostante gli operatori e i benefattori. Perché sono loro che fanno forte questa vita. Mogol, lei ci ha spiegato che lei si deve impadronire della musica e poi traduce questa musica in parole con i suoi testi. Le arrivano di getto queste ispirazioni? È uno che ci mette tanto per scrivere? No. Ha bisogno del silenzio? Come fa Mogol? Sono molto veloce nello scrivere. Estemporaneo? Sì. Io rifletto, cerco di capire cosa sta dicendo la musica e quando ho preso la frase magari centrale, poi la ricostruisco sulla base del ricordo. Di se è una storia che appartiene a me, cerco di rivivere i momenti che ho vissuto dicendo la verità. E non faccio una versione addomesticata, certo, edulcorata, no. Dico la verità. Se avevo paura, scrivo che avevo paura. E la gente sa riconoscere la verità, perché siamo tutti professionisti della vita. Quindi bellissimo, la gente capisce che viviamo tutti da milioni di anni gli stessi sentimenti. Quindi questo discorso, c'è un istinto nella gente che capisce bene, anche magari quando non capisce tutte le parole, però ha un istinto che recepisce qualche cosa, che capisce forse il profumo della vita. Samogol ha dato la migliore spiegazione per lanciare, se volete, qualcosa che è diventato immortale. Ci sarà un motivo per cui queste canzoni non se ne vanno più dalla nostra vita. I bambini, come i grandi, le sanno cantare. Ascoltate, non ha bisogno neanche di presentazioni. Guardate, ascoltate. Mogol mi deve far sognare, mi deve spiegare il concepimento, la gestazione e la nascita di questa canzone. La prego. Allora, questa canzone è stata la più complessa che ho scritto e quella che ho impiegato il maggior numero di tempo, perché avevo scritto la prima parte in 20 minuti, tutta la prima parte, e dovevo accompagnare i miei figli, mia moglie, dovevamo andare a trasferirci a Silvano d'Orba. Però io ero in Brianza, quindi avevo questa 500 giardinetta, avevo scritto queste canzoni ascoltando la musica, ma sulla giardinetta non avevo il giradischi. Certo. E dovevo ricordarmi il testo che avevo scritto, poi dovevo ricordarmi la musica e frase per frase dovevo ricostruire la seconda parte, perché ormai era dentro la canzone. Certo. E allora guidavo, quindi non c'era l'autostrada dei fiori, ho fatto tutte le città, Pavia, tutti i piccoli centri. Sì. E ero assorto completamente e quando trovavo una frase la dovevo ripetere più volte per ricordarmela, perché era tutto nella mia testa, quindi non avevo neanche il foglietto, la carta, non c'avevo niente, guidavo. E sono arrivato a Silvano d'Orba, sono salito nel primo piano di questa villa dei genitori di mia moglie, mi sono buttato sul letto dei bambini e l'ho scritta di getto, perché me la sono ricordata tutta. Però devo dire che mi è scoppiato il cervello. Ma l'ha ripagata, si rende conto che è qualcosa di grande, che
che lei comunque ha consegnato, ma lei la stoffa della canzone la percepisce subito? C'è qualche canzone che le è sembrata un po' più zoppicante, che non ha avuto secondo lei il giusto riscontro? O le sue canzoni lei lo sente a pelle che ci è arrivato? Allora, il giusto riscontro è possibile se c'è una promozione sufficiente a farle ascoltare. Beh, questa è una bella promozione, voglio dire. È giusto. Quindi sicuramente ci sono canzoni, per esempio adesso ne sto convinto, Gianmarco Carroccio, questo ragazzo che ha così tanto successo, a farle. Per esempio c'è una canzone che si chiama Il Patto, che ha scritto Gianni Bella con me, che è una canzone di un uomo solo, disperato, che ha vissuto una vita terribile e che vuole parlare con Dio. E allora lo cerca nella camera. Dice: dove sei adesso? Sei sul letto, seduto di fianco a me? Bellissimo. O sto sognando? Dice: facciamo un patto. Dice: se tu mi aiuti ed entri in me con tutto il tuo chiarore, io ti sarò devoto per sempre. Il fatto che questa... l'abbia scritto Gianni Bella con lei, credo che sia una cosa meravigliosa. Sì, no? lo è. Gianni Bella, gli possiamo mandare un saluto grande. Gianni Bella ha scritto un'opera lirica che è stata definita da Gustav Kuhn e Jon Marin, che sono i più grandi direttori d'orchestra del mondo, un capolavoro. E siamo andati al Bellini di Catania, è stato in scena 7 sere, tutto esaurito, e ha battuto tutti i record in cassa di tutte le opere. Gianni Bella, non ce ne dimentichiamo di questi uomini che hanno fatto grande la nostra vita, perché dietro una canzone, Mogol, a proposito di emozioni, poi ci sono i ricordi, c'è quel fissare l'attimo nel momento esatto in cui si è ascoltata per la prima volta, quelle emozioni di quella giornata. Oggi Mogol che emozioni prova a raccontare? Cosa le gira qui dentro? No, io... È la vita quella più, così, nell'aspetto più luminoso, o quella un po' più crepuscolare? No, io, a parte che sono un po' stanco perché non ho dormito questa notte, però... Ma perché sei emozionato per l'intervista qui? Non c'aveva emozionato, paura di far tardi. No, non è più che emozionato, ero preoccupato di svegliarmi. Guardi, è una croce che abbiamo tutti noi. È la nostra croce del mattino, la capisco. Comunque sono un po' stanco, però sono sereno, poi con questo pubblico così simpatico, generoso. E non hai idea di quello che c'è a casa. Che bella questa cosa. Perché questi, vedete, sono solo alcuni degli artisti fatti grandi da Mogol. Guardate, c'è da mettersi le mani nei capelli. Poi se stasera sono qui di te. Sì, Mogol. Stenco è qualcosa che è rimasto nel cuore, perché questo ragazzo meritava di più, veramente. Era già, quando l'abbiamo conosciuto mio padre, gli ha fatto un po' da papà, devo dire, perché lui suo papà era un manager della Ricordi, grandissimo. Sì, era manager europeo. Big Maglione. Sì, è stato un grandissimo editore. Ed era molto legato ai suoi ragazzi, nel senso... Lei anche è legato ai suoi ragazzi? Ovviamente, mi fa molto piacere quando fanno successo, quando hanno un modo di... Che cosa dice Mogol ai giovani oggi? Immagino quanti ragazzi adesso ci stiano ad ascoltare. Che bisogna, bisogna studiare, sia perché bisogna prima conoscere tutto ciò di grande che è stato scritto, metabolizzarlo e poi si può creare. Ma partendo semplicemente da il desiderio di scriverlo, non basta. Bisogna metabolizzare tutta la cultura precedente. È una cosa fondamentale. Quello che ha fatto Lucio Battisti, praticamente, che conosceva qualsiasi grande artista, sapeva tutto di lui e sapeva ogni brano, sapeva addirittura suonare tutti gli strumenti per ripetere tutto quello che avevano fatto. È così che si diventa grande. Mogol, le faccio un'ultima domanda. La canzone più bella, lei l'ha già scritta o la deve ancora scrivere? Ma no, io... C'è una canzone che
al quale sono particolarmente affezionato? Perché di solito quando mi fanno questa domanda la risposta è: ma dovrei dirne 20 almeno che certo, sono affezionato. Noi diremo tutte, ma comunque noi diremo no, tutte. Però ce n'è una che ho scritto con grande sincerità ed è il desiderio che abbiamo tutti di aiutare gli altri, no? E che non possiamo farlo come vorremmo, perché abbiamo limiti, certo. Limiti di tempo, di famiglia, di cosa. E il dolore di... E l'ho scritto in una canzone che si chiama Anche per te, non so se l'avete mai sentita, dove si parla di una donna che si veste per andare solo in chiesa, dove si parla di una prostituta che vive con una persona sbagliata, dove si parla di una ragazza madre e del dispiacere di non poterle aiutare come avrei voluto. Ecco, questa è, credo, sia la canzone sì, che riguarda tutti, non solo me. Allora, maestro, ci alziamo in piedi, venga con me. Grazie. Il desiderio di aiutare, venga con me. Stasera, al Teatro Lyric, ad Assisi, Concerto per la vita, Mogol e tanti altri. Grazie. 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 Grazie.